Buongiorno, buona giornata. Cominciamo questa nostra cavalcata. Saranno due i momenti, gli interventi. Un primo intervento intende ricostruire un po' la biografia del Cardinal Carlo Maria Martini, nella consapevolezza che soltanto noi più adulti, più anziani, ne abbiamo memoria, mentre i più giovani appunto non hanno questa memoria, probabilmente, ecco, anche perché il Cardinale Martini è morto 6 anni or sono, nel 2012, e ha lasciato appunto la diocesi, la guida della diocesi di Milano nel 2002, quindi sono passati ben 16 anni. Entrando in diocesi nel 1980 ha compiuto un lungo episcopato di più di 22 anni, 23 anni alla guida della diocesi ambrosiana. Ma dunque partiamo dalla nascita. Martini nasce il 15 febbraio del 1927 a Torino da Leonardo, ingegnere edile, e Olga Maggia, il secondo di tre figli, e ha un fratello maggiore, una sorella minore, vivente, Maria Stefania. Dopo una settimana riceve il battesimo nella parrocchia dell'Immacolata Concezione. Conseguita la maturità classica da privatista al liceo Massimo D'Azeglio di Torino, con la media del 9, aveva compiuto gli studi precedenti presso l'Istituto Sociale dei Gesuiti a Torino, entra nella Compagnia di Gesù a 17 anni, dove compie il suo curriculum di filosofia e teologia. La scelta religiosa trova il pieno appoggio della madre Olga e invece il disappunto del padre, che sognava per il figlio la carriera da luminare della medicina. Dopo il noviziato è all'Aloisianum di Gallarate, in provincia di Varese, vicino a Malpensa, per studiare filosofia teoretica. I gesuiti hanno sempre avuto a Gallarate un centro di alti studi della filosofia, e a Gallarate ha il primo contatto con quella che diverrà un giorno la sua diocesi, la diocesi di Milano, e oltretutto è il luogo della sua morte, perché Martini morirà all'Aloisianum di Gallarate nel 2012, come ricordavo. Viene ordinato nel 52, quindi a 25 anni, sacerdote a Chieri, e in questa città condurrà le prime esperienze di aiuto nelle carceri che lo accompagneranno tutta la vita. Nel 59 consegue la laurea in teologia fondamentale alla Gregoriana di Roma, con una tesi dal titolo «Il problema storico della resurrezione nei teologi recenti». Però poi prosegue il suo curriculum di studi nel campo della Sacra Scrittura, perfezionandoli anche all'estero. In quell'anno compie il primo viaggio a Gerusalemme, dove, sono dimenticato di staccare il telefono. Dicevo, in quell'anno compie il primo viaggio a Gerusalemme, dove celebra il 7° anniversario di messa al Santo Sepolcro, pregando all'alba, fino all'alba. Nel 1962, quindi a 35 anni,
in febbraio pronuncia la sua solenne professione religiosa e gli viene assegnata la cattedra di critica testuale al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Rettore allora era padre Agostino Bea, un gesuita innovatore del metodo storico e filologico applicato alla Bibbia, che diverrà uno degli animatori del Concilio, sarà appunto presidente del segretariato dei non credenti, avrà un ruolo decisivo in campo ecumenico. Martini gli sarà vicino dall'esterno del Concilio. Martini cura nel 64 una nuova edizione del Novum Testamentum Grece et Latine, quello del MERC, e diviene membro del comitato per la pubblicazione del The Greek New Testament. Consegue poi un altro dottorato. Tema della ricerca è un gruppo di codici del Vangelo di Luca. Nel 69, quindi a 42 anni, è nominato rettore del Pontificio Istituto Biblico di Roma, carica che mantiene per 9 anni fino al 78. Esce la seconda edizione del The Greek New Testament, che costituisce la base per le successive traduzioni e versioni del Vangelo diffuse nel mondo. E padre Martini è uno dei 5 editori, l'unico cattolico, italiano e cattolico. Nel 72 l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, si reca al Biblico, dove ha modo di conoscere Martini e lo invita a un convegno di biblisti polacchi che tiene nel 73. Sarà un incontro importante questo, perché quando diverrà Papa si ricorderà appunto del biblista Martini. Nella quaresima del 78, saltiamo qualche anno, viene invitato dal Papa a predicare il ritiro quaresimale in Vaticano, l'ultimo di Paolo VI. Il 18 luglio di quell'anno, 78, è nominato rettore magnifico della Pontificia Università Gregoriana. Per un anno svolgerà appunto questo compito, finché nel 79 viene eletto, vorrei dire controvoglia, nonostante le sue resistenze, alla cattedra episcopale di Milano da Giovanni Paolo II. Il 6 gennaio dell'80 viene consacrato vescovo in San Pietro proprio da Papa Wojtyla e farà l'ingresso a Milano il 10 febbraio, un ingresso suggestivo perché percorrerà il viale che dal Castello Sforzesco porta al Duomo in una processione, avendo in mano il Vangelo, con delle stazioni in cui cerca di parlare e di incontrare la città. Il 19 marzo di quell'anno ebbe un'esperienza traumatica, è tra i primi ad accorrere a benedire il corpo del giudice Guido Galli, assassinato dai terroristi in un corridoio dell'Università Statale in via Festa del Perdono, che dista proprio meno di 1 chilometro dall'arcivescovado, e fu il primo impatto appunto con i morti del terrorismo. Più volte dovrà celebrare appunto le esequie delle vittime delle BR. Compie il primo viaggio in Zambia e nel settembre, sempre dell'80, pubblica la sua prima lettera pastorale, dal titolo significativo La dimensione contemplativa della vita. E vi do un particolare: questo testo diviene un best seller che vende oltre 1 milione di copie. Ecco.
Quindi c'è un feeling tra Martini e la comunicazione. Tiene a Roma la prolusione alla 26esima settimana biblica su Gerusalemme, storia, mistero e profezia, argomento che gli sta molto a cuore, caratterizzerà i suoi 22 anni di episcopato e poi anche la sua vita successiva. Nel novembre di quell'anno 80 istituisce l'esperienza della scuola della parola per aiutare i giovani ad accostare la scrittura secondo il metodo della lectio divina. In Duomo, appunto, erano convocati i giovani dall'Azione Cattolica, ci si aspettava che arrivassero un centinaio di giovani, il Duomo era assolutamente gremito e c'erano appunto i giovani che si sedevano anche sulla balaustra e sui gradini dell'altare. Martini parlava pochi minuti, poi silenzio, preghiera, ecco, e alla fine appunto un momento di ripresa finale. La Lectio Divina è un'esperienza che Martini guiderà per diversi anni, poi dopo verrà diffondendosi nel territorio e nei decanati della diocesi. La seconda lettera pastorale ha come titolo In principio la parola, quindi dalla dimensione contemplativa il tema va sul discorso del primato della parola, esce nell'81 e sempre nell'81 Martini comincia le visite pastorali partendo dal carcere di San Vittore. Martini visiterà nei suoi 22 anni le oltre 1.000 parrocchie della diocesi ben 2 volte. Ecco, farà 2 volte la visita alle comunità parrocchiali. Nell'82 istituisce il fondo di solidarietà a favore delle famiglie bisognose, dei licenziati e dei senza occupazione. Nel febbraio si reca a parlare alla comunità protestante di Milano. È la prima volta nella storia della diocesi che un arcivescovo compie un passo simile. Assieme a lui è Paolo Ricca, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Celebra la prima veglia dei lavoratori il 30 aprile in piazza Petazzi a Sesto San Giovanni, che era chiamata la Stalingrado d'Italia, Sesto San Giovanni. Esce poi la terza lettera pastorale dal primato della parola a Attirerò tutti a me sul tema dell'Eucarestia, anche perché l'anno successivo si sarebbe celebrato il congresso eucaristico proprio nella città di Milano. Il 4 settembre celebrò la messa per i funerali del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia a Palermo, in cui morì anche la moglie Emanuela Setti Carraro. Nell'ambito delle iniziative di solidarietà che la comunità cristiana deve assumere a seguito della crisi economica, enuncia la necessità per la prima volta di provvedimenti a favore degli stranieri immigrati, perché, diceva, senza opportune strutture di protezione e di accoglienza sono impossibilitati a un legittimo rapporto di lavoro. Nell'83, il 2 febbraio, viene creato cardinale dal Papa nel solenne concistoro, con il titolo di Santa Cecilia e sempre in quel frangente è nominato relatore generale al Sinodo dei Vescovi sul tema della riconciliazione e la penitenza nella vita della Chiesa. Importante richiamare a marzo appunto un convegno su Chiese, Culture e Scuole in Don Milani, dove all'Università Cattolica, dove egli svolge una relazione su
la parola diventata miracolo. Nel maggio dell'83 accoglie Giovanni Paolo II in visita a Milano, dove il pontefice celebra solennemente la chiusura del congresso eucaristico nazionale, provocando però una reazione nell'opinione pubblica laica per il tono di critica che Giovanni Paolo II usò arrivando in città verso alcune tendenze secolariste della società di oggi. E secondo la ricostruzione dei media si nota appunto una diversità di approccio alla realtà, che è appunto di chiusura, di censura da parte di Giovanni Paolo II, mentre Martini sembra avere una sorta di prospettiva più disposta a favorire un dialogo critico con la modernità. Esce la quarta lettera pastorale, partenza da Emmaus sul tema della missione della Chiesa. Partecipa al suo primo sinodo dei vescovi sulla riconciliazione, dove svolge la relazione di apertura. Ricorda sempre in quell'anno Martin Lutero, in un articolo sul Corriere della Sera dal titolo Lutero, la Bibbia, l'ecumenismo. Pubblica con l'Episcopato Lombardo un documento sulla situazione economica e occupazionale dal titolo Affrontare la crisi. E il 31 dicembre dell'83 a San Silvestro guida con Monsignor Bettazzi, presidente di Pax Christi, con Giuseppe Lazzati, rettore dell'Università Cattolica, una marcia notturna per la pace lungo le vie del centro della città. Nell'84 è fatto presidente del comitato organizzatore del convegno ecclesiale di Loreto, che si svolgerà nell'aprile del 1985, e nella segreteria egli sceglierà come collaboratore Monsignor Camillo Ruini. Nell'84 c'è appunto un interessante impegno di Martini a confrontarsi col mondo della finanza e dell'imprenditoria privata. Terrà la prolusione ai corsi dell'Istituto di Formazione della Regione Lombardia con una relazione dal titolo Esiste un'etica del lavoro pubblico? Il 13 aprile battezza nella cappella del carcere di San Vittore Nicola e Fiorenza, due gemelli nati fra le sbarre da due brigatisti, Chicco Gelmozzi e Giulia Borelli, più che brigatisti di prima linea e dei comitati comunisti combattenti. E questo susciterà appunto non poche polemiche presso la stampa, anche se Martini vuole significare certo non già di essere indulgente verso il passato dei due genitori, ma una comprensione per il cammino di conversione che stanno appunto attuando. Nell'84, si badi a questa data, durante la processione del Venerdì Santo in memoria di San Carlo Borromeo, di cui si celebra il centenario, fa un rito penitenziale invitando a meditare su tre pesti della modernità: la peste della violenza, della corruzione e della solitudine. Soprattutto quella della corruzione è interessante perché avviene 8 anni prima di Tangentopoli. Nel giugno fa precisare al suo portavoce che l'arcivescovo non ha nessun candidato dopo la pubblicazione sul quotidiano cattolico Avvenire di una pagina pubblicitaria in cui appare un appello per
per votare alle elezioni europee del 1700, del 1984, promosso dal leader del Movimento Popolare Roberto Formigoni. Il primo firmatario di questo manifesto era il vescovo ausiliario Monsignor Carlo Colombo. Martini fa precisare che non ci sono candidati della Chiesa milanese. Il 13 giugno è una data importante perché riceve la resa delle armi dal terrorista Ernesto Balducchi, che appunto come segnale concreto fa recapitare materialmente le munizioni in arcivescovado. Arrivano due borsoni con fucili, Kalashnikov, bombe a mano ed è simbolico il fatto che la resa venga fatta non a delle autorità civili ma all'autorità religiosa e non sto a dirvi lo sconcerto dei segretari quando aprirono i borsoni. Ecco. Il 30 settembre si svolge un importante convegno diocesano a Busto Arsizio su catechisti, testimoni sul tema di una rivitalizzazione della catechesi degli adulti. Tra il 2 e 4 novembre accoglie per la seconda volta Papa Wojtyla, prima al Sacromonte di Varese, poi al cimitero Musocco di Milano e appunto perché il Papa era venuto sulle orme di San Carlo toccando Pavia, Varallo-Sesi e Arona, era un anniversario del centenario di San Carlo Borromeo. Nell'85, nel 12 gennaio, chiede una vita dignitosa per chi lavora al convegno della pastorale del lavoro, richiamando una lettera pastorale dei vescovi degli Stati Uniti sulle implicazioni della politica economica. E il 10 febbraio pubblica la quinta lettera pastorale che conclude appunto questo polittico dal titolo Farsi prossimo sul tema della carità. Guida il convegno della Chiesa italiana a Loreto su riconciliazione cristiana e comunità degli uomini, definito dalla stampa quasi un concilio. Intanto si moltiplicano i viaggi intercontinentali, si reca in Brasile, si era già recato in Zambia dove ci sono delle missioni della diocesi di Milano e sempre nell'85 precisa la sua posizione critica sul tema del profitto, che già gli ha procurato reazioni anche negative dentro il mondo cattolico, intervenendo all'Università Bocconi su etica, economia e scelte dell'imprenditore. È invitato nell'86 a tenere una meditazione mattutina ai vescovi durante la settimana dei lavori della Conferenza Episcopale Statunitense nel Minnesota. Compie poi un viaggio in Estremo Oriente, Giappone, Corea, Indonesia, Hong Kong. Nel novembre dell'86 presiede ad Assago un grande convegno diocesano, Assago è alle porte di Milano, sul tema Farsi prossimo, che era il titolo, come ricordate, della lettera pastorale pubblicata l'anno precedente. E in quell'occasione viene lanciata l'iniziativa delle scuole di formazione all'impegno sociale e politico che verranno intitolate a Giuseppe Lazzati, appunto recuperando questa figura così cara all'arcivescovo di Milano. Partecipa nell'87 alla beatificazione del cardinale Andrea Ferrari, sul quale aveva pesato all'inizio del secolo
l'accusa di modernismo nei confronti, c'era un conflitto tra Papa Pio X e il Cardinal Ferrari. Nel settembre, in seno alla Conferenza Episcopale Europea e alla CEC, viene costituito il Comitato Islam in Europa, e sarà questa un'attenzione particolare dell'Arcivescovo sul tema della presenza dei musulmani in Europa. Partecipa al Sinodo dei Vescovi, in cui spicca un suo intervento sui laici cristiani nella Chiesa. E poi incomincia la serie di incontri chiamati la Cattedra dei Non Credenti, all'insegna dell'affermazione secondo cui ciascuno di noi ha dentro un credente e un non credente. Magari possiamo poi nel dibattito affrontare. Sono preoccupato di farvi vedere in questa carrellata appunto gli infiniti interessi e le infinite prese di posizione dell'arcivescovo durante appunto il suo episcopato. Annuncia la prossima assemblea ecumenica di Basilea insieme all'allora metropolita di Leningrado, Alexei. Nell'88 fa parte della delegazione della Chiesa Cattolica alle celebrazioni del millennio della Rus', in Russia, guidata dal cardinale Agostino Casaroli. E poi appunto presiede a Erfurt, in Germania dell'Est, poco prima della caduta del muro, un incontro ecumenico tra le conferenze episcopali europee e il Consiglio delle Chiese sul tema «Venga il tuo regno». Nell'89 riceve la laurea honoris causa della Pontificia Università Salesiana di Roma per il suo programma sull'educare, perché dopo le 5 lettere pastorali Martini dà vita a 3 bienni, uno sull'educare, uno sul comunicare e uno sul vigilare. Saranno 3 direttrici che fanno perno appunto sulle prime 5 lettere pastorali. Guida nel marzo una veglia in Piazza Vetra, una piazza che era caratterizzata dalla presenza dei drogati, sulla necessità di aiuti ai paesi in via di sviluppo perché i contadini riconvertono i campi ad altre culture. Nel maggio, insieme al metropolita di Leningrado, già citato Alexei, presiede l'incontro ecumenico di Basilea, la prima assemblea che vede riuniti dopo 500 anni cattolici, ortodossi e protestanti, anglicani, e in quella sede legge un messaggio che Giovanni Paolo II gli ha affidato personalmente, e appunto si parla di una nuova Pentecoste, la premessa appunto del contributo dei cristiani al crollo del muro. Nel 1990 compie un primo pellegrinaggio con i giovani preti della diocesi di Milano ad Assisi, e sarà appunto il primo di una serie di pellegrinaggi che lo porterà un po' in tutta Europa. L'arcivescovo condivide questa esperienza con i giovani sacerdoti. All'indomani del crollo del muro invita Monsignor Fölk, neovescovo ceco, a parlare in Duomo ai sacerdoti dell'esperienza delle chiese dell'Est. Sempre in quell'anno celebra i 25 anni della dichiarazione conciliare Nostra Aetate sui rapporti interreligiosi e in particolare sulle relazioni con gli ebrei. Il 6 dicembre tiene il discorso di Sant'Ambrogio, che diverrà appunto molto celebre, noi e l'Islam, dall'accoglienza al dialogo, e presenta il nuovo centro ambrosiano di documentazioni per le religioni.
Nel 91 chiude il processo di beatificazione di Don Carlo Gnocchi, padre dei mutilatini. Nel marzo invia alla diocesi uno dei messaggi più forti, la lettera «Alzati, va a Ninive, la grande città», perché riteneva appunto che la diocesi non avesse forse recepito appieno la lettera partenza da Emmaus sul tema della missione, tanto che c'era stata anche una ribattitura in una lettera successiva, ripartire da Emmaus, per segnalare appunto l'importanza della dimensione missionaria. Nel novembre presiede a Santiago di Compostela il quinto incontro ecumenico europeo, che riesce a superare un passaggio molto difficile nei rapporti con gli ortodossi, in particolare per l'accusa di proselitismo che Mosca rivolge a Roma, perché appunto Roma aveva nuovamente nominato dei vescovi cattolici in Russia e anche nei paesi satelliti del patto di Varsavia. Riceve i vertici della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana, siamo nel 91, guidati dal segretario Arnaldo Forlani, che gli hanno chiesto udienza in vista del convegno sulla riforma del partito. L'intervento di Martini li gela, perché parla loro dell'immagine evangelica del fico sterile. Compare nel dicembre su Micromega, sulla rivista Micromega, un'intervista in cui manifesta il suo proposito di ritirarsi a Gerusalemme. Susciterà molte polemiche interne e esterne alla Chiesa, che porteranno il suo portavoce poi a precisare, a rettificare il tiro, affermando che si tratta di un progetto lontano, non certo di una meta ravvicinata. Il 29 di maggio viene iscritto al Libro d'Oro del Fondo Nazionale Ebraico, un riconoscimento dell'opera svolta nella promozione del dialogo e dell'attenzione ai valori e alla cultura del mondo ebraico. Il 23 settembre Irene Pivetti, della Consulta Cattolica della Lega, chiede l'allontanamento di Martini da Milano e annuncia una raccolta di firme contro il cardinale, accusandolo niente meno che di contiguità con gli uomini di Tangentopoli. Ma la parlamentare leghista non porterà mai una prova a sostegno delle sue affermazioni. Per quanto questo mi consente di dire che sul problema di Tangentopoli l'arcivescovo ritenne appunto che l'atteggiamento assunto dalla procura di Milano, che possiamo così in qualche modo semplificare dicendo spesso si faceva uso del principio dell'arrestare gli imputati per cercare di indurli a confessare, egli riteneva appunto non fosse pienamente rispettoso del diritto. Ecco. Cogliendo l'occasione di un convegno che lo vede allo stesso tavolo, Cesare Romiti, davanti al cardinale, fa autocritica a nome della Fiat e degli industriali per le responsabilità degli imprenditori in Tangentopoli. Nel 1993 il settimanale Famiglia Cristiana pubblica un carteggio Martini, Carlo Maria Martini, Irene Pivetti, da cui emerge che la parlamentare leghista fa marcia indietro circa le accuse al cardinale e vuole chiudere l'incidente con un incontro che però non le viene concesso, almeno a breve. Il 29 luglio celebra i funerali delle vittime dell'attentato di mafia contro il padiglione di arte contemporanea in via Palestro a Milano.
e nel settembre organizza insieme alla comunità di Sant'Egidio il 7° incontro internazionale per la pace, con la partecipazione dei rappresentanti delle principali religioni, che al termine firmeranno un documento in cui si dice che non esiste la guerra santa. Il 4 novembre convoca il 47° sinodo diocesano con un migliaio di padri e madri sinodali, in gran parte fedeli laici. È un sinodo veloce che appunto nel giro di un anno, con una convocazione ogni sabato mattina, all'incirca 30 sabati, raggiunge appunto la conclusione con la pubblicazione del Liber Sinodalis. Il 30 novembre commemora presso la Sinagoga di Milano il 50° anniversario dell'inizio delle deportazioni di ebrei italiani nei campi di sterminio nazisti. Il 24 aprile del 94 partecipa alla solenne beatificazione di Gianna Beretta Molla, madre della diocesi di Milano, che Giovanni Paolo II celebra in piazza San Pietro. Nell'agosto del 94 partecipa per la prima volta al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Prendendo le mosse dal popolo ebraico, dice ai cattolici che stanno perdendo potere: bisogna imparare ad andare in esilio. Sempre nel novembre di quell'anno, 94, viene accusato dalla Consulta Cattolica della Lega di progressismo, di accelerare il processo di protestantizzazione della Chiesa Cattolica, e le sue posizioni vengono associate a quelle del teologo tedesco Hans Küng. Il 6 dicembre del 94, quindi un anno dopo dal suo inizio, viene votato il documento principale del sinodo diocesano e il cardinale Martini scriverà una lettera di presentazione al sinodo, di cui avremo modo di parlare abbastanza approfonditamente nella seconda parte del mio intervento. Nel 1° febbraio, dopo aver concluso solennemente il 47° sinodo diocesano, siamo nel 95, offre al Papa le dimissioni dalla diocesi di Milano, che il pontefice respinge come esempio del rinnovamento che la diocesi deve seguire. Il 20 aprile di quell'anno si chiudeva solennemente in Sant'Ambrogio il capitolo milanese della beatificazione di Giovanni Battista Montini. Sempre nel 1995 tiene la prolusione al Congresso internazionale della stampa cattolica sulle radici nascoste della violenza, e nell'ottobre dalle pagine della rivista Liberal dialoga con Umberto Eco sul perché la Chiesa non concede il sacerdozio alle donne. Martini avanza soprattutto preoccupazioni sul versante dei rapporti ecumenici, che si sarebbero certamente complicati soprattutto con l'Oriente nel caso dell'avvio del sacerdozio alle donne. In occasione della festa di ogni santi fa appello a cercare modelli di vita credibili. Nel marzo del 96, in dialogo con Eugenio Scalfari su Liberal, riceve dal giornalista il riconoscimento che lui sarebbe l'esempio dei gesuiti del nostro tempo, in cui prevale il desiderio di conoscere l'altro sulla missione di convertirlo.
l'8 settembre, d'intesa con il cardinale Ruini, pronuncia dure parole nei confronti della Lega, che si appresta a una manifestazione alle sorgenti del Po, premessa della secessione della Padania. Il 14 dicembre conclude solennemente in Sant'Ambrogio il processo diocesano per la beatificazione del professor Giuseppe Lazzati. Nel 97 partecipa all'Università Cattolica al convegno su colpa e pena, la teologia di fronte alla questione criminale, e presiede le diverse manifestazioni per celebrare il 16° centenario della morte di Sant'Ambrogio, patrono della diocesi di Milano, con una conclusione in settembre al Parlamento europeo di Strasburgo, quando appunto parlerà della figura di Sant'Ambrogio e del ruolo di questo vescovo nei confronti della città e quindi del ruolo della Chiesa nei confronti dell'Europa. Nel 98 si reca in Turchia per un viaggio ecumenico, in occasione del quale a Istanbul incontra Bartolomeo I, patriarca di Costantinopoli, nei confronti del quale è nata una profonda amicizia già dall'anno precedente. Il 7 giugno conferisce la cresima a 15 detenuti del carcere di San Vittore. Nel 99 si reca a Praga con un centinaio di preti della diocesi e nella capitale ceca tiene una meditazione sul significato di essere preti in un mondo secolarizzato. E poi nell'ottobre partecipa come membro al Sinodo dei Vescovi Europei e terrà un importante intervento richiamando tre principi, su cui ritorneremo nella seconda parte del mio intervento, sul tema del primato della parola, della Bibbia, sul tema della necessità di rivitalizzare la istituzione parrocchiale e sulla necessità di affrontare alcuni nodi, alcune questioni scottanti a livello dell'episcopato mondiale. Ci sono alcuni temi sensibili su cui appunto è giusto che la Chiesa universale prenda posizione senza lasciare la libera scelta ai singoli episcopati nazionali o ai singoli vescovi. Nel 2000, e stiamo avvicinandoci alla conclusione, viene nominato dal Santo Padre accademico onorario della Pontificia Accademia delle Scienze, riceve il premio europeo dell'anno, che gli ha conferito una giuria internazionale presieduta da Jacques Delors, e il 27 dicembre invia un messaggio per la fine del Ramadan che incomincia con l'appello ai cari fratelli musulmani. Nel 2001, nella festività di San Francesco di Sales, parla ai giornalisti in formazione, rivelando il suo sogno di fare il giornalista, sogno giovanile, ecco. E poi, intervenendo alla Fiera di Milano in settembre, esprime l'esigenza di un governo mondiale delle trasformazioni economiche. Nel discorso della vigilia di Sant'Ambrogio nel 2001, il 6 dicembre, affronta le questioni della guerra, del terrorismo, delle ritorsioni, delle autentiche possibilità per la pace dopo l'attacco delle Twin Towers dell'11 settembre. Nel 2002, anno in cui cesserà appunto il suo episcopato ambrosiano,
nella giornata della solidarietà parla del ricatto della flessibilità a proposito delle nuove proposte liberiste in campo del lavoro. E il 15 febbraio, compiendo 75 anni, si dimette da arcivescovo di Milano, secondo quanto previsto dal codice di diritto canonico, e attende e sollecita il Papa ad accogliere la rinuncia e a nominare il successore. Riceve all'Università Cattolica la laurea honoris causa in scienza dell'educazione, apre il convegno internazionale promosso dalla Caritas e dall'OMS sulla cittadinanza e terapeutica, confronto sulle buone pratiche della salute mentale. Gli viene conferito il 17 maggio il premio Giuseppe Lazzati dalla Fondazione Ambrosianeum con la motivazione al servo della parola di Dio. Il 18 maggio riceve da Giovanni Paolo II una lettera in occasione dei suoi 50 anni di sacerdozio. In essa il Papa esprime tra l'altro apprezzamento per l'iniziativa della cattedra dei non credenti e gli affida di intercedere con la preghiera sacerdotale per la pace fra i popoli. Promuove in maggio una ultima imprevista edizione della cattedra dei non credenti dedicata al tema della giustizia e nel giugno, a metà giugno del 2002, compie un pellegrinaggio di congedo dalla diocesi a Efeso insieme a molti sacerdoti, laddove Paolo concluse il proprio ministero secondo il ricordo di Atti degli Apostoli. Il 23 giugno fa il suo ultimo ingresso nel carcere di San Vittore, il luogo da cui aveva cominciato le visite pastorali a Milano. I detenuti gli riservano un'accoglienza straordinaria, il direttore Luigi Pagano gli regala una chiave dell'istituto di pena, simbolo di libertà e dell'interesse che il cardinale ha sempre avuto per noi. Nel reparto femminile le detenute si rivolgono a lui con queste parole: vorremmo seguirla nel suo viaggio a Gerusalemme, portarle la valigia, farle da mangiare. E gli regalano una vestaglia da camera per quando si sentirà solo, delle ciabatte per quando sarà stanco, un pullover per proteggerla dal freddo e una bella penna perché non si dimentichi di noi e ci scriva magari anche solo una cartolina da Gerusalemme. L'11 luglio viene resa nota la nomina del cardinale Dionigi Tettamanzi quale successore di Martini. Ecco, potremmo poi proseguire dal 2002 fino al 2012. Voi sapete che Martini scelse come luogo di permanenza Gerusalemme. Martini rimaneva appunto 9 mesi a Gerusalemme e 3 mesi intervallati durante l'anno veniva non in diocesi di Milano ma a Galloro, ad Ariccia, dove c'è una casa dei gesuiti. A Milano non tornò più se non in rarissime occasioni, mi pare in occasione del suo 25esimo di cardinalato, invitato appunto dal suo successore, forse 25esimo di episcopato, pardon, nel 2005, e poi in occasione della presentazione di un libro di Paolo VI, ma non possiamo non fare riferimento alla sua malattia che si era già manifestata negli ultimi anni della sua presenza a Milano, il morbo di Parkinson che lo accompagnò drammaticamente negli anni appunto della sua vecchiaia, e lui aveva deciso di rimanere a Gerusalemme
aveva affittato anche una tomba, un luogo dove poter essere sepolto a Gerusalemme, ma nel 2008 le condizioni di salute gli impedirono di continuare a rimanere all'Istituto Biblico di Gerusalemme e lo costrinsero a rientrare in Italia per avere appunto vicino un ospedale di riferimento. La scelta cadde sull'Istituto Aloisianum di Gallarate, dei gesuiti, dove ci sono i gesuiti in condizione di infermità, e lì Martini continuò a vivere per 4 anni e, rallentando un po' gli incontri, appunto rimase e continuò un po' di attività pastorale, attività di studio, attività di collaborazione, tra cui le lettere domenicali sul Corriere della Sera. Ecco. Martini muore il 31 agosto del 2012 e 2 giorni dopo ci sono dei funerali che sono appunto una vera e propria massa di fedeli che riconoscono appunto il loro arcivescovo come un santo e vengono celebrati appunto dal suo successore, il cardinale Dionigi Tettamanzi. Ecco. Possiamo fermarci qui.